Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Un campionato nazionale di calcio a 11, un po' particolare per la verità, perché con tempi da 25 minuti, diverse regioni in campo: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia e Toscana. Non stiamo parlando però di calcio al quale siamo abituati, ma di un memorial, il Memorial Franco Lucchesi, che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno a Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e che vedrà in campo delle formazioni, diciamo così, miste, perché composte semplicemente da celiaci e non celiaci. È un'occasione per riflettere su cosa sia la celiachia, quali sono i modi attraverso i quali affrontarla, quanto sia assolutamente un problema semplicemente alimentare e quanto i celiaci possano fare sport e possano svolgere tutte le attività che svolgono le altre persone cosiddette normodotate durante la loro vita. Proprio di questo si è parlato in una conferenza stampa nella quale la presidente dell'Associazione Italiana Celiachia ha detto che si tratta dell'undicesimo torneo che viene organizzato in Italia. È un memorial di Franco Lucchesi, che fu direttore della rivista Celiachia Notizie. Siamo, ha detto, un'associazione nazionale. Diverse migliaia i casi diagnosticati in Abruzzo, tra l'altro diversi anche i vantaggi derivanti dal fatto di iscriversi all'associazione per quanto riguarda la gestione della dieta, la tutela legale, l'assistenza e tanto altro ancora. Si organizzano anche corsi con medici e corsi di cucina e ora la tessera, c'è anche la tessera associativa per avere delle agevolazioni presso medici, ristoranti ed altre categorie. Una tessera che ha un costo annuo ridotto rispetto a quelle che sarebbero, ha detto la Presidente, le spese da affrontare in caso di pagamento a prezzo pieno di tutti questi servizi. Ma che cos'è la celiachia? Quali sono, nello specifico, i vantaggi derivanti dal fatto di associarsi? Come accorgersi di questa problematica e come affrontarla? Di tutto questo noi abbiamo parlato proprio in un'intervista che abbiamo realizzato per l'appunto con la presidente dell'Associazione Italiana Celiachia per l'Abruzzo. Ascoltiamo. A Radio Speranza siamo con la dottoressa Marisa Pagliaro, presidente dell'AIC Abruzzo. Il problema della celiachia è un problema che riguarda in Abruzzo quante persone? Si calcola che i diagnosticati sono più di 3.500. Quanti invece sono iscritti alla vostra associazione? Purtroppo meno della metà, non raggiungiamo 1.700. Quali sarebbero i vantaggi derivanti dal fatto di iscriversi all'AIC? Allora, i vantaggi sono molteplici. Primo, c'è un'assistenza al celiaco e ai loro familiari. Per quanto riguarda la dieta, una protezione a livello anche legislativo, tutti gli obiettivi che ha raggiunto l'AIC e altri che deve raggiungere, come per esempio ha creato una rete di ristoranti, pizzerie e gelaterie per dare possibilità al celiaco di essere tranquillo nel consumare dei pasti fuori di casa. Poi diamo materiale ogni anno, diamo il prontuario dei prodotti a rischio, la nostra rivista Celiachia Notizie, li facciamo partecipare a tutte le manifestazioni, facciamo le prove di cucina per imparare al celiaco come si gestisce la farina, perché è una farina molto particolare, e quest'anno abbiamo creato anche la tessera socio che dà diritto a sconti presso innumerevoli esercizi commerciali, medici, fisioterapie, anche laboratori di analisi, insomma sul sito internet, ci sono elencati tutti i negozi convenzionati in Abruzzo. Ecco, e tra l'altro in occasione proprio di questo torneo del 31 maggio, 1 e 2 giugno, ci sarà a
anche l'opportunità di assaggiare qualche prodotto. Certamente, noi ci prepareremo un grande cesto che metteremo nel bar, dove scriveremo che i prodotti sono gratuiti e chi vuole assaggiare oppure è celiaco e partecipa può consumarli, prodotti merendine, biscotti, quello che abbiamo, insomma, metteremo questo cesto. Ecco, uno dei problemi che spesso riscontrano le persone celiache è quello relativo ai costi dei prodotti. A che punto siamo da questo punto di vista? Purtroppo qui non possiamo fare nulla, nemmeno a livello di associazione nazionale, perché è una politica aziendale molto sbagliata, però purtroppo le ditte non abbassano i prezzi, anzi c'è di più, che nei supermercati lo stesso prodotto costa, non dico la metà, ma quasi dei prodotti che vengono venduti o in farmacia o nei negozi convenzionati, dove il celiaco va a comprare il prodotto con il buono delle ASL, perché noi abbiamo un buono a seconda dell'età mensile, perché i prodotti costano tanto, allora lo Stato ci dà questo contributo, mentre nei supermercati dove si compra costano molto di meno. Senta, volendo dare anche qualche consiglio magari a genitori o persone che potrebbero avere la celiachia ma non lo sanno, cosa bisogna fare? Allora, se hanno dei sintomi tali che possono far pensare alla celiachia, devono fare due analisi, antiendomisio, antitrasglutaminasi. Se queste sono positive si procede a gastroscopia, altrimenti no. Se hanno invece dei parenti celiaci, perché la celiachia è una malattia autoimmune, non è ereditario, ma ci può essere familiarità, quindi se nella famiglia c'è un celiaco è opportuno che le prime si facciano delle analisi periodiche, specialmente se una persona accusa dei disturbi, altrimenti queste analisi periodiche possono essere ripetute tutte a distanza di 4, 5 anni, 3 anni a seconda. Chi non ha disturbi oppure ha dei disturbi che sono come dire, molto sfumati, allora è consigliabile fare queste analisi. Ecco, normalmente quali sono i sintomi della celiachia? Come dicevo prima, i sintomi della celiachia possono essere classici, e allora in quel caso diarrea, gonfiore addominale, afte, tiroidite, che è un'altra malattia autoimmune, oppure anemia, mancata crescita, perdita di peso, questi sono i sintomi classici, mentre poi c'è la celiachia silente, così chiamata, che non dimostra, che non manifesta questi sintomi classici, ma può essere scoperta solo attraverso le analisi e gastroscopia, quando diciamo la persona non si sente in forma, ecco, noi diciamo quando non si sente in forma prova anche la celiachia. Grazie e buon lavoro. Grazie. E ricordiamo tra l'altro che esiste un elenco dei prodotti a rischio che può essere visionato via internet anche attraverso il sito dell'Associazione Italiana Celiachia, che è appunto www.aicabruzzo.com per quanto riguarda la sezione abruzzese. E insomma, davvero una problematica alla quale fare sempre più attenzione, come abbiamo ascoltato anche in queste interviste. E allora ricordiamo, dal 31 maggio al 2 giugno a Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, il torneo con eliminatorie e finale, che servirà appunto per socializzare, essendoci nelle squadre, lo ricordiamo, celiaci e non celiaci, che peraltro mangeranno tutti insieme nello stesso albergo. Ed è tutto per questa puntata di servizi e interviste. Vi ricordiamo che la nostra emittente Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci.